Ciao a tutti, come state? Oggi sono qui per parlarvi di Trick, storia di un cane, scritto da Fulvio Tomizza. L'ho preso in biblioteca, come potete vedere, a quella di Lecco. Edito da I Delfini, della collana I Delfini di Fabbri Editori, veniva a 12.000 lire, 6,20 euro, e questa è della collana Ventura da 10 anni. Vedere, qua ci sono le varie fasce, classici, quello è marroncino, che molto probabilmente prenderò perché mi piacerebbe leggere dei classici per ragazzi, cioè proprio scritti per ragazzi, no? Tipo Anna Karenina, adattato per i ragazzi, proprio tipo Piccole Donne, cioè classici che qua non ho. Vabbè, a parte questo, parliamo di Trick, storia di cane. Come si può vedere, parla della storia di questo cane. Lui, diciamo che è il protagonista, ma non principale, perché si parla di questa famiglia, di questi due giovani che vanno a vivere in una casa un po' fuori dal mondo, diciamo, dove vicino a casa loro c'è questo signore anziano con questo cane. Però questi fidanzati se ne innamorano e chiedono se possono tenerlo per qualche giorno, un pochino, no? Per vedere come va. Lui dice va bene, ok. Fa disastri, combina di ogni. Però a un certo punto succede qualcosa. Vabbè, sempre a disturbare. Forse ce la possiamo fare, vabbè, voi forse non avrete sentito niente perché in questo telefono per fortuna c'è il blocca video, la pausa. Comunque vi stavo dicendo, ecco, ne combina due anni, però a un certo punto succede qualcosa, si smarrisce, finisce bene, vuol dire che lo ritrovano. Però, cioè, io ve lo consiglio tantissimo, vi ho spoilerato tutto il libro praticamente. Allora, è scritto davvero molto bene. Materada Inistria è nato lo scrittore nel 1935, era nato nel 1935 ed è morto nel 1999, 2 anni dopo che sono nato io. Questo libro è stato pubblicato, stampato nel 2002, questa versione perlomeno. Sì, è 2002, febbraio 2000, scusate, febbraio 2000. Allora, conta 107 pagine, però questo, come potete vedere, non ha nessun disegno, è tutto scritto come cioè un classico libro, no? Perché sapete, da fino a 8-9 anni qualche disegno c'è. Già dai 10 con il disegno è un po' difficile, però è scritto così abbastanza in grande, è diviso in 3 parti. Se vi interessa, io ci ho messo un attimino a leggerlo, non perché non era, cioè, non è scorrevolissimo come scrittura, però è piacevole, cioè non è bella né brutta. Diciamo che è piacevole, si fa leggere, ecco. Ah, questa è nello specifico la seconda edizione. Ah, ecco, infatti, poi a un certo punto, cioè qua ce lo dicono di già all'inizio del libro, non riuscivano ad avere figli, quindi prendono il cagnolino e poi, dopo che hanno preso il cagnolino, che si sono rilassati, riescono ad avere il figlio. Comunque la storia è molto carina sull'amicizia, sull'avventura, la fedeltà che hanno i cani verso i padroni, verso la vera amicizia che esiste tra noi umani e i cani. Uno è lì a testimoniare, quella è la vedrescina melodiosa. Melodiosa, patatina! Vabbè, è sempre lei che si fa vedere, perché Muffin appena vede l'altro cane, fium, parte, cioè non gli piace tanto, non si guarda manco in camera lei invece, e ne può fare di meno, vero? Pulcina, Pulcinella, Pulcinella è bianca, mi piace chiamarla Pulcinella, pure Mucchina, perché insomma, vabbè, a parte questi discorsi.
ve lo consiglio, la copertina è questa, se avete bene. Cioè, io di solito non vi faccio mai vedere gli sbanati. A parte perché sono mezzi cancellati, dai. Quindi vai a capire la fine cos'è. Ah. Però la cosa bellissima di Lecco, che i libri sono tutti divisi sugli scaffali. Cioè, la storia che ho finito di raccontare è molto carina. Se non volete sentire questi aneddoti, potete uscire dal video. Comunque vi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace, tutto. Vi sto dicendo comunque che la libreria della, cioè, Galbiate è comoda perché ce l'ho qua, no? E quando finisco quei 3 giorni che faccio la mattina, finisco volendo, posso andarci qui a Galbiate, posso andarci anche di sabato volendo, no? Perché abito qua. Però è già un po' confusionaria quella di Galbiate, capito? Ha qualche libro appoggiato qui e là, delle cose così, quindi cioè. Però è bella perché ha dei titoli vari e mi piace molto. Però quella di Lecco mi piace per come è tenuta, cioè per come è tutto ordinato. Qua mi piace per i titoli e così, perché mi piace stargli a spulciare così, cosa che faccio anche a Lecco, ovviamente. Però a Galbiate proprio sto lì a guardare. Beh, anche le Galbiate sono divisi per, come cavolo si chiama, collane così, no? Quindi quella cosa mi piace. Ma qui proprio hanno diviso tutte le collane, cioè tipo la collana I Delfini, che siano Fabbri Editori o Pompiani, l'hanno messa insieme, poi la collana Contemporanea, oppure, cos'è che, invece ne sono mille di collane Einaudi Ragazzi, tutte le collane che vi possono venire in mente dei ragazzi sono tutte belle divise e hanno il loro numerino 27, sai in che punto è, no? Ma io non conosco i titoli che guardo tutte. Invece a Galbiate sono messi tutti nello stesso scaffale, ma cioè, l'ultimo che arriva viene appoggiato lì. Questa cosa, cioè, mi piace, però boh. Invece a Lecco adoro. E poi a Lecco hanno anche, cioè, è un paesotto Lecco, cioè è una cittadina, voglio dire, non è una metropoli, una grande città, una cittadina, e hanno un bello scaffale con tutti i libri in inglese, c'è uno scaffale, una libreria con tutti i libri in inglese, anzi quasi una e mezza, poi un po' con i libri in spagnolo, in francese, in arabo e in russo, invece il portoghese così mi sembra che non ho visto, vabbè, neanche il greco, vabbè. Trick ve lo consiglio, va bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Fate tutto quello che volete. Soprattutto commentate, che mi fa sempre molto piacere rispondervi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!